Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Stiamo continuando la nostra carriera che ormai penso sia addirittura di arrivo ed oggi dobbiamo pulire il camper, di nuovo. Ehi ciao, il mio mezzo di trasporto è sporco e questo mi avvilisce. Per favore puliscilo, così ritroverò il sorriso. Va bene Harper Show, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco, se l'avete giocato voi e del video che sto facendo, della serie che sto facendo, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ok, non c'è un obiettivo da quello che so in questa mappa. Ok, questa non me l'aspettavo. Direi di pulire quindi questo UFO. Scusa per il piccolo inganno, rilassati, non è un'invasione aliena o roba del genere. Infatti, ma spiegati per favore. Siamo semplicemente degli scienziati dell'anno 2278 e stiamo viaggiando nel tempo. Ah, ora è tutto più chiaro. Qualcuno ci ha colpiti usando una tecnologia che nemmeno noi conosciamo. Una strana sostanza ha messo fuori uso i nostri sistemi e siamo stati costretti a un atterraggio di fortuna. Non potremo ripartire finché il nostro veicolo non sarà completamente pulito. Belle priorità, ragazze. E comunque aveva già bisogno di una bella lavata.
Siamo tornati indietro nel tempo per risolvere un mistero storico, scoprire perché il Mount Rushless si sia improvvisamente imbizzarrito e perché si sia poi altrettanto improvvisamente calmato. Voi non lo sapete ancora, ma dal Rushless dipendono tutti i vulcani della cintura di fuoco. Se erutta lui, eruttano tutti.
Abbiamo volato vicino al vulcano nel cuore della notte, lasciando accese meno luce possibile. Ma siamo stati avvistati e abbattuti da un aereo a reazione, e ora questa linea temporale è compromessa. In base ai dati in nostro possesso, riteniamo che il Monte Rushless abbia superato il punto di non ritorno e stia effettivamente per eruttare. A proposito, come ce la caviamo con la lingua del XXI secolo? La maggior parte degli archivi antropologici dell'epoca sono andati persi nella seconda guerra marziana del 2145.
Guru dell'acqua, non crederai quello che abbiamo scoperto. Vieni presto! E l'UFO se n'è andato. Guardiamo il timelapse. Tutti i sistemi sono operativi. L'analisi spettrale ha rilevato tracce di minerali dalle proprietà insolite. Non c'è tempo per sistemare le cose prima che il vulcano erutti, ma forse potremmo riuscirci tornando indietro nel tempo. Se ci rivedrai vorrà dire che ce l'abbiamo fatta. Se invece il Rushless esploderà e il cielo resterà oscurato per 20 anni, evidentemente avremo fallito. Grazie ancora per il tuo servizio di idropulizia. Prego, Siori. Nel prossimo episodio andremo a pulire il palazzo della città perduta. 2250 dollari, ci metteremo una vita. Ma detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Dalla Shellsphere è tutto, al prossimo video.